Felice ce l'oro Fesica, una rappresentanza autonoma in sostegno anche della protesta dei lavoratori, ma una presenza anche costante abbiamo visto in questi anni. Riusciamo a sintetizzare brevemente ma efficacemente la vicenda Terme, da quanto tempo dura, come è stata originata e perché si è arrivati a questo punto e per quale motivo l'amministrazione comunale, che comunque non sembrerebbe al suo dire responsabile dei fatti odierni, non riesce a trovare risposte per i lavoratori e per la città? Ma diciamo che l'avvertenza dura dal 2010. Nel 2010 noi abbiamo iniziato a non percepire gli stipendi. Successivamente, con il susseguirsi del commissariamento, dove abbiamo comunque denunciato uno stato, diciamo, di abbandono per quanto riguarda la situazione, diciamo, societaria, si è successivamente insediato l'amministrazione Cuomo, che ha semplicemente fatto un'azione molto, diciamo, da manuale, con una messa in liquidazione che non è passata attraverso il Consiglio Comunale. Hanno praticamente deliberatamente voluto fare un piano concordatario che già all'inizio, quando ci è stato presentato, noi abbiamo dichiarato che era fallimentare. Il giudice, alla fine, diciamo, di un processo concordatario durato circa un anno, ha decretato in maniera inequivocabile, con due parole molto significative, dove il concordato non è fattibile giuridicamente e che la partecipata a Terme di Stabia è una partecipata 100% comune, al di là di tutte quelle che sono i teatrini della politica, dove si è creato sempre un contenitore dove all'interno c'è un altro, diciamo, contenitore. Oggi noi protestiamo e quindi vorremmo in un certo qual senso sensibilizzare l'opinione pubblica intorno a un problema che riguarda la città, perché le Terme di Castellammare, se dobbiamo definire, diciamo, di Castellammare, sono della città prima di essere dei lavoratori. Noi oggi vogliamo dimostrare non solo quello che è il nostro attaccamento, ma successivamente vorremmo anche far comprendere lo stato di abbandono in cui versa una struttura nella quale sono stati spesi milioni e milioni di soldi pubblici durante le varie amministrazioni, sempre e comunque, diciamo, di centrosinistra, al netto degli errori che il centrodestra, diciamo, ha commesso durante circa 2 anni di amministrazione. Il sindaco Cuomo ancora oggi si è lavato le mani letteralmente, ha voluto semplicemente dire che la problematica non è risolvibile, che lui non vuole rischiare il patrimonio immobiliare, quando alla fine questo patrimonio immobiliare lui sa benissimo che ha un valore e proprio questo valore determina il non scegliere, il non fare nulla e rimanere nello stesso tempo immobili, inerti, gettando ovviamente la croce sulla regione Campania e sul governo nazionale. Insieme allo sciopero della fame il sindaco deve fare anche lo sciopero della sete, per un motivo molto semplice, perché si dovrebbe rendere conto di una cosa molto importante, che il patrimonio sorgentizio che lui stesso ha in dote da parte della regione, diciamo, Campania, perché c'è una convenzione e quindi c'è ovviamente un rapporto convenzionale tra regione, diciamo, e comune, la regione Campania potrebbe revocarlo in qualsiasi momento e quindi la città perderebbe il patrimonio, ma perderebbe anche la sua storicità, perché forse questa amministrazione è molto lontana dalla storia di Castellammare, forse non conosce nemmeno Castellammare perché si chiama, diciamo, Castellammare di Stabia, non conosce ovviamente quelli che sono tutti i trascorsi storici di questa città, ma soprattutto non cerca di fare perfettamente nulla per questa città, con il dissesto, con la chiusura delle terme, con tutte, diciamo, le scelte fatte da una politica che in questi anni si è dimostrata molto debole, diciamo, incapace, questa città ormai è defunta. Come già ho detto prima in qualche altra intervista, parlare ancora oggi di città delle acque mi sembra, diciamo, offensivo nei confronti di un patrimonio che in questo momento non viene tutelato dalla stessa città. Michele Longobardi, CGL, un'occupazione improvvisa ma di appoggio, di contrasto alla estrema indicazione del sindaco Cuomo, che ha inteso cominciare uno sciopero della fame per farsi ascoltare, a suo dire, maggiormente da regione e governo sulla questione Terme. Ma il sindaco fa lo sciopero della fame, sono 2 giorni, i lavoratori del mare sono 2 anni che fanno, non lo sciopero, ma fanno la fame, perché noi veniamo da lontano, veniamo da 18 mesi senza stipendi, veniamo da 2 anni di cassa integrazione e oggi, come diceva il collega, da gennaio non ci stanno ammortizzatori sociali, non c'è niente. Tutte le richieste che noi abbiamo fatto al sindaco, a questa amministrazione, fino a oggi sono risultate vane. Il sindaco pensa che le cose che devono risolvere gli altri, vuole tutto dal comune, dalla regione e dal governo. L'amministrazione comunale con questa vertenza, con questo fallimento non ci ha messo nulla di suo.